Ciao ragazzi, io sono Barbard, benvenuti sul mio canale e la prima cosa che ti devo chiedere è se ti puoi iscrivere al mio canale in modo tale da darmi una mano a crescere su questa fantastica piattaforma. Oggi cosa vi voglio portare su questo piccolissimo schermo se lo stai guardando dal cellulare o sul grande schermo se lo stai guardando sul televisore? Esattamente penso di uno dei set Lego che è alla portata di tutti ed è anche quello forse più nostalgico. Stiamo parlando esattamente di un set Lego a tema Harry Potter. E di quale set sto parlando in particolare? Di questo. Esattamente del set Briquettes dei quattro maestri presenti a Hogwarts, dove sono uno più carino di un altro. Per chi non... Ma voi, che professore di Hogwarts vi sentite? Scrivetemelo dentro i commenti, in modo da capire più o meno i vostri gusti. Per chi non sapesse quali sono i quattro professori raffigurati qui sopra, troviamo Renato Zero, che non esattamente Severus Piton, la McGranite, la professoressa che tutti quanti abbiamo amato all'interno della saga di Harry Potter, colei che si trasformava anche in un gatto. Poi abbiamo Malocchio, per tutta la questione della pozione polisucco e quant'altro. E poi ci abbiamo la professoressa Sibillo, quella dell'arte divinazione, quella che fa vedere dentro al film la scena che legge i fondi del caffè. Numero del set 40560. Come ogni set Briquettes, ogni Briquettes sarà alto più o meno tra gli 8 e gli 11 cm. In questo caso forse ce ne sarà uno più alto che lei, che porta il cappello è leggermente un po' più alto rispetto agli altri. Tempo di montaggio si stima sempre intorno ai 10 minuti, vista un po' più la complessità per ogni singolo Briquettes, quindi è un kit che possiamo montare con molta facilità anche nel tempo libero. Beh, che dire, allora andiamola a montare insieme. Bene ragazzi, come preventivato più o meno, ogni Briquettes si monta tra gli 8 e i 10 minuti. Molto facile e molto divertenti da montare, soprattutto perché sono ricchissimi di pezzettini ancora più piccoli rispetto agli ultimi che avete visto montare sopra il mio canale, ovvero quello di Stranger Things, che se non l'hai ancora visto ti lascio il link qui in alto da qualche parte. Molto rilassanti anche onestamente da montare, non sono banali, anzi sono anche piuttosto complessi rispetto al classico Briquettes che uno si potesse mai aspettare. Ne sono quattro come dicevo prima e ognuno, come avete potuto vedere, ha il suo manualetto di istruzioni. La cosa è molto comoda perché in modo tale che non dovete poi andare a recuperare le istruzioni se ci fossero state un unico solo manuale di istruzioni, ma visto e considerato che per ogni personaggio noi troviamo un manuale di istruzioni differente, possiamo montarle anche in tempi separati, non siamo costretti a lasciare pezzi in giro, ma ognuno corrisponde poi due buste, come avete potuto vedere prima nelle immagini, e quindi potete tranquillamente montare un giorno un personaggio, un giorno un altro, senza dover perdere poi vari pezzettini o lasciare il proprio kit Lego in balia di bambini o altre persone tipo le vostre madri che vogliono fare per forza le pulizie in camera vostra. Per quanto riguarda il primo che voglio andare ad analizzare, è esattamente lui che è anche quello più facile e rapido da montare. È carinissima la pozione che tiene in mano, ma soprattutto per come è fatto. È in pratica è un unico pezzo nero, ma molto
ben proporzionato, molto ben costruito e soprattutto lascia anche molto all'immaginazione, perché forse tra i quattro è quello meno dettagliato che possiamo vedere all'interno della scatola. Comunque, per chiunque abbia visto i film di Harry Potter o qualsiasi altra immagine di Harry Potter, naturalmente è altamente riconoscibile che è Severus Piton, Severus Piton. Guardate. La cosa interessante è che ogni briquet che abbiamo montato prima porta la posizione delle mani in un modo diverso e soprattutto ognuno porta una bacchetta di un colore diverso. Quindi per tutte e quattro potete trovare assolutamente dei dettagli che sono diversi. Per quanto riguarda invece il secondo personaggio, penso che lei sia il personaggio più caruccio che io abbia mai montato come Briggs e Seth Lego. La cura del dettaglio di questo qua è di poco strabiliante, cioè mi piace tantissimo il discorso che questo cerchietto dorato che vediamo qui davanti è un pezzo aggiuntivo che si monta su un altro pezzo Lego. La costruzione del cappello penso che sia stata la parte più difficile per quanto riguarda tutto il set, perché è un po' più articolato rispetto agli altri quattro, ma forse l'unica nota negativa nelle istruzioni non è ben capito come girarlo per poi posizionarlo, quindi dovete andare un po' più attentoni. La cosa simpatica invece è che il cappello è movibile, quindi potete vedere leggermente che fa un piccolo movimento in avanti, però, cioè, ragazzi, come fate a dire che non è bella questa? Cioè, questa è fantastica per come è fatta e per come è assemblata. Molto carina la stampa di questi due piccoli pezzi Lego che troviamo davanti, che emulano esattamente quello che è il vestito tradizionale della McGranitt. Veniamo ad un altro maschietto, esattamente lui. Guardate quanto è carino lui, guardate, si potrebbe vendere anche da solo. Perché è uno dei personaggi che più ha destato comunque sospetti e scalpore all'interno della saga di Harry Potter. Quindi, volendo, Lego, secondo me, avrebbe potuto tranquillamente vendere separatamente Malocchio al di fuori di tutti gli altri set briquettes che hanno deciso di produrre in coppia. La stampa davanti è fantastica, riproduce fedelmente quello che è il vestito esattamente del film, ma soprattutto bella l'asta e il dettaglio della gamba che lui non ha. Quindi troviamo esattamente un piedino di un colore e un piedino di un altro. Questo l'occhio che vediamo qui davanti invece è un pezzo speciale che Lego ha prodotto solo ed esclusivamente per questo set. Per finire, la professoressa più sgargiante e più colorata che abbiamo trovato all'interno del set. È esattamente lei. Ed ecco lei che è quella più ricca di dettagli, ma non solo per il fatto perché è coloratissima. Da come potete vedere è decisamente colorata e ricchissima di dettagli. Tra i quattro briquettes, lei è quella più articolata e che ci vuole qualche minutino in più. Per il semplice fatto perché la capigliatura, soprattutto nella parte posteriore, che è un unico pezzo, è la parte più complessa di tutto questo briquettes che siamo andati a montare. Ma la particolarità di questo briquettes qual è? Sono i suoi occhiali. Sono montati a chiusura che poi voi andate a richiudere davanti e si rifanno gli occhiali da vista tipici di questa professoressa, che a noi sta molto simpatica. Carina anche la scelta della tazza in mano, perché giustamente lei è la professoressa delle arti delle divinazioni. E la stampa davanti forse avrebbero potuto curarla un po' in più, però tra aspetto generale alla fine è quello che tra i quattro merita assolutamente di più. In sostanza, in questo set, che ripeto è il 40560, che potete trovare tranquillamente su Amazon o nelle Lego Store, quindi non è ancora uscito fuori produzione, lo potete reperire tranquillamente. Ragazzi, detto questo, spero che questo video vi abbia fatto venire la voglia esattamente di comprare tanti fantastici set Lego e soprattutto tanti fantastici briquettes, ma di Harry Potter, in questo caso di Harry Potter.
E come sempre io mi invito ad iscrivermi al mio canale. Sarò ripetitivo, scusatemi se sono sempre ripetitivo, però io vi devo invogliare a iscrivermi al mio canale in modo tale da poter crescere, non dico nel minor tempo possibile, però spero di crescere insieme a voi e che questa esperienza possa durare veramente nel tempo. Detto questo, vi ringrazio, ci vediamo come ogni sabato alle 12.30 sempre sul mio canale. Mi raccomando, attivate sempre la campanella. Se volete vedere altri video di Set Lego, potete andare tranquillamente sopra alla mia pagina principale, nella playlist Mondo Nerd, e li trovate tutti quanti esposti lì. Ci vediamo sabato prossimo alle 12.30 e, come dico sempre, mi raccomando, fate uscire il nerd che è dentro di voi.